protesta. Ci puoi dare le ragioni di questa protesta? Salve, buongiorno, io sono Fabiana Codiglioni, rappresento la cooperativa sociale ASAD, che è in appalto per conto, per nome per conto dell'ESP, l'Istituto Baldassini di Gualdo Tadino. Siamo qui, io e anche dei rappresentanti della cooperativa sociale stessa, in quanto siamo qui per manifestare una nostra protesta in merito a domande che sappiamo che le varie RSA del territorio hanno fatto da tempo per l'adeguamento delle rette, e in un momento di difficoltà come quello del Covid-19 questo problema si è acuito moltissimo, e questo si ripercuote non solo sui bilanci delle RSA, ma anche sulla qualità del servizio degli ospiti stessi, che ovviamente ne risentono, insomma, di conseguenza. Grazie. Con la pandemia ci siamo trovati un po' in difficoltà. Già le RSA magari vengono non considerate tantissimo, no? Diciamo che gli anziani, cioè praticamente tutti parlano degli anziani, ma poi alla fin fine il nostro settore è quello un po' più dimenticato, perché facciamo parte anche noi, bene o male, della sanità. Per cui tutti questi... Qual è la condizione reale in cui vi trovate adesso? Beh, la condizione è che magari gli ingressi sono molto di meno, perché poi c'è tutta una procedura da servire per il Covid, per cui gli ingressi magari vengono tenuti in delle stanze grigie, quindi c'è bisogno di una quarantena, quindi... E poi tutti i presidi, tutti i dispositivi di sicurezza, insomma... Ce li avete quelli? Sono sufficienti? Sì, sono sufficienti, però la cosa cambia, cioè... E quindi magari un aiuto ci vorrebbe, ecco. Senta, allo stato attuale, per esempio, i familiari possono incontrare queste persone? Allora, da noi... No, perché oggi c'è anche una manifestazione. Allora, da noi, bene o male, li possono incontrare, però dietro il vetro si vedono e si parlano tramite tablet, capito? Per via del... Contatto vietato totalmente, anche se mi pare di capire ormai queste persone sono vaccinate. Sono tutti vaccinati. Tutti vaccinati. Noi siamo tutti vaccinati. E anche voi. Se si può presentare. Sono Minelli Miriam, sono la coordinatrice dell'RSA di Gualdo Tadino, dell'EASP. Com'è la situazione? È abbastanza critica, perché comunque nonostante abbiamo vissuto il periodo del Covid anche noi, quindi... siamo riusciti comunque ad uscirne abbastanza bene, però c'è bisogno di aiuti. Nonostante questo, un adeguamento delle rette, abbiamo bisogno di aiuti anche per assicurare i posti di lavoro di tanti operatori e infermieri che lavorano all'interno della struttura, e quindi di conseguenza di tante famiglie che lavorano con noi. Quindi diciamo non è attualmente sostenibile. Esatto. La struttura? Esatto, perché comunque anche se gli ospiti comunque diminuiscono e le rette sono sempre le stesse e il numero delle ore diminuiscono, calano, e quindi di conseguenza calano anche gli stipendi, cala il numero del personale, è tutta una conseguenza. Cos'è che chiedete? Chiediamo un aiuto per poter riuscire ad andare avanti. Un aiuto economico. Esatto. Grazie. Prego.